considero De Dominicis un artista del XXI secolo, nel senso proprio che oggi le sue tematiche, il linguaggio adoperato, ne fanno una figura profetica di chi ha anticipato sensibilità, discorsi, forme, di chi ha inventato una iconografia senza la quale, per esempio, un artista come Cattelan non esisterebbe. Temi come la morte e l'immortalità, l'entropia, la visibilità, l'ubiquità, temi attinenti alla scienza, De Dominicis li ha trattati fin dall'inizio del suo lavoro d'artista, dal 1968. E lo ha, come dire, realizzato attraverso una strategia multimediale, dal disegno alla pittura alla scultura all'installazione, e ha trattato questi temi, diciamo, assolutamente sorprendente. Perché? Perché nel momento in cui lui comincia, in quegli anni c'era una sensibilità negli artisti dell'arte povera tesa più a valorizzare la materia, la natura. In una sensibilità post-futurista, questi artisti tendevano a chiedere all'arte un'energia da contrapporre alla civiltà industriale, all'artificio della città, eccetera. De Dominicis invece è un artista che subito ha lavorato non sui materiali naturali, ma su materiali culturali, su tematiche universali, e quindi ha attinenza, si può dire, principalmente con l'antropologia dell'arte. La mostra l'ho strutturata proprio tenendo conto di questa lotta di De Dominicis per la immortalità del corpo contro la morte, cioè contro l'entropia, evitando una struttura cronologica, narrativa, conseguenziale, perché la cronologia porta all'entropia, c'è un inizio e una fine. Attraverso una struttura ellissoidale, circolare, come quella che abbiamo noi dato qui, anche con l'architetto Lardera, ecco che c'è una sorta di eterno ritorno, e una sosta prolungata, una durata di opere che esprimono queste tematiche. Direi che nella parte sottostante qui della mostra ci sono temi che hanno a che fare col caso intelligente, con l'equilibrio, tematiche anche concettuali, ma man mano si ci sposta verso l'esterno, risucchiati direi anche da quell'opera stereofonica che è La risata di Apostrofo Io, che è una forma di arte direi smaterializzata, che risucchia e ci porta tutti verso i piani alti, laddove De Dominicis tratta il tema per eccellenza, quello della bellezza, una bellezza trasfigurata secondo modelli diversi o che a distanza ci riportano verso Gilgamesh, quindi con le culture esotiche ed esoteriche anche, oppure una bellezza siderale, extraterrestre, forme sostanzialmente che introducono appunto anche poi delle assonanze con la storia dell'arte, perché è chiaro che alla fine emerge come una iconografia familiare che ci permette di ricordare Leonardo da Vinci e di spostarsi anche verso Avatar, come diciamo cinema di fantasia, di avvenirismo tecnologico, che però non ha alle spalle quella memoria che invece l'opera di De Dominicis riesce a restituirci. Direi che potremmo concludere dicendo e affermando e confermando quello che diceva Leonardo da Vinci: l'arte è cosa mentale.